Wahegooj, ben ritrovati dal vostro Andrea Cronton in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni, episodio infrasettimanale. Oggi in realtà sarebbe domenica, praticamente io registro sempre un po' prima e poi vado a pubblicare. Oggi che è domenica siamo tutti quanti un pochino più calmi, è uscito il video e è andato benino, insomma Yo-Kai Watch ultimamente non fa grandi numeri ma sarà dovuto alle feed di YouTube, o forse no perché comunque sia Nazuma Eleven sta andando molto bene. Ad ogni modo, Yo-Kai Watch. La pull che stiamo per vedere è la pull che ho fatto ieri. Ho solo registrato lo schermo perché ero impossibilitato a registrarmi tutto quanto il resto, microfono e cose varie, e ho pullato Shadow M. Ok, fin qui tutto bene, e però vi servirebbe in realtà Omatsu. Omatsu è lo yokai donna, diciamo, di questo evento. È un yokai particolare perché appunto è potentissimo contro un certo yokai di nome Fukuro. Fukuro è potente, si può sconfiggere appunto con Omatsu più facilmente e praticamente bisognerebbe portare l'energy max di Omatsu al 4 per one shotarlo. Tu praticamente hai l'energy max di Omatsu al 4, lo carichi, vai e lo shotti, semplicemente. E la cosa che è detestabile di questo yokai è che quando sei in fever time, in delirio, lui ti contrattacca. Tu usi un energy max anche per boostarti l'attacco, per boostarti il punteggio, lui ti attacca. Quindi lui è un counter quando stai in delirio. Non è che sia male come cosa, però questo lo rende molto difficile da sconfiggere e per farlo più facilmente si potrebbero usare gli yokai shadow, tipo Robonian 00 oppure Bure Bansho che si prende appunto con i punti. Però andiamo a vedere la slottata di oggi. Come avete visto dalla scorsa slottata mi sono avanzate 2000 e qualcosa di punti, quindi ho velocemente farmato e via. Speriamo che questa multislottata sia decente, perché per trovare Shadow Emma ho fatto 6 multislottate. Tante, sì, avevo farmato un bel po'. Ho trovato il modo per farmare abbastanza velocemente i punti. Attenzione però, una oro è sicuro. Solo una. E solo da lì potrebbe uscire Matsu. Potevo prendere Matsu con i punti, ma troppo tardi l'ho scoperto. Dovrebbe tornare fra 2 giorni. Praticamente martedì pomeriggio per noi inizia il nuovo evento sempre della cos'è? Onigama, sì. Va bene, lui combatterà gli orchi, cioè lui in teoria dovrebbe essere lui l'orco. Praticamente fra martedì pomeriggio alle 5 da noi inizia la quinta parte di questo evento, dello Scramble Event, cose così. E quindi insomma vedremo chi ci sarà, se si può prendere Omatsu, anche se non penso. Facciamo anche questa slottata da 500 punti sperando di riuscire a trovare Whisper. Compari Whisper, questa volta ti voglio vedere, no non comparire, se devi comparire così no. Questo video finisce qui, io come sempre spero che vi sia piaciuto, per domenica spero di riuscire a fare qualcos'altro su Yo-Kai Watch Puni Puni, io come sempre vi ringrazio e ci vediamo domani con un altro video, bye bye.